Insieme al segretario provinciale del Partito Democratico Albano Ghiccio, allora che riflessioni si possono fare di questo risultato, chiaramente calato anche nella nostra realtà? Il PD, come in tutto il resto d'Italia, ha perso, è stata una sonora sconfitta, una sconfitta senza se e senza ma. Il centrodestra ha vinto, soprattutto ha vinto trainato dalla Lega, anche qui nel nostro territorio è stata la Lega la vera sorpresa. Credo che i temi di sicurezza e immigrazione siano quelli che hanno pesato fortemente su questa campagna elettorale. C'è da ripartire da zero, c'è da ricostruire un tessuto, un collegamento tra noi e il nostro elettorato, tra noi e le persone. In questo momento non siamo considerati evidentemente una forza che possa dare le risposte. Ne sono molto rattristato perché secondo me questi anni di governo sono stati la miglior sponsor per questa campagna elettorale, si sono fatte tante cose in tantissimi campi. Evidentemente però la politica chiede qualcos'altro, la politica chiede delle riforme più calde evidentemente, più partecipate. Forse queste riforme sono state percepite come fredde, forse non si è intercettato quanto il malessere della popolazione, quanta ancora sofferenza economica c'è nel territorio. Ecco, un territorio che, a parte Mariana Boschi, eletta comunque a Bolzano, rimane senza, diciamo, di fatto rappresentanti del territorio, anche questa c'è un po' una novità. Sì, questa è la sconfitta nella sconfitta, non soltanto i numeri ma anche le persone. Manca in questo momento una rappresentanza territoriale eletta e siamo depauperati, venivamo da un deputato e un senatore, adesso ci troviamo senza una rappresentanza parlamentare, sarà ancora più difficile per il partito, sarà più difficile per i nostri amministratori, sarà ancora più difficile tenere tutti i collegamenti della filiera amministrativa. Questo mi dispiace molto, oltre che per il dato politico, anche per il dato umano e personale. Secondo me Marco Donati si meritava quel posto in Parlamento, si limitava alla riconferma, ha dato tanto, ha lavorato molto, è stato sempre presente, è stato un personaggio politico attivo nel territorio, ma soprattutto vicino alla sua gente.